chiamo Maria Felicia Cipullo. Sono da Life, facciamo le cipolle, abbiamo coltivato sempre cipolle. Le mettiamo, le prepariamo e le mettiamo, le portiamo, le insertiamo. E mio marito te 89 anni, a gennaio fa 90 anni e stiamo bene tutte e due. E tante cipolle si coltivavano, assai. Tutte le famiglie facevano cipolle e campavamo con le cipolle, le vendiamo e facevamo i soldi, assai, proprio. I figli nostri non l'hanno fatto, non l'hanno fatto. Ora stanno prendendo un po' i giovani a prendere, a fare le cipolle, ma caccheruno non lo fa. Le cipolle, quando sono arrivate, che si fanno un po' che si ammascavano, le scavamo, le mettiamo a terra, si seccano e le portiamo a casa. E poi si insertano, perché in mezzo alla terra fa caldo. Nel centro storico di Alife abbiamo sempre coltivato questi ortaggi per giardino, per uso casa, per vendere, eccetera. Sempre cipolle, insalate e varie cose. La particolarità della cipolla di Alife, prima cosa c'è una resistenza, poi è dolce, piuttosto dolce che una cosa aspra. Insomma. In questo momento, come piantina è poca, ma in primi tempi ci sono dei campi, ettari e ettari di terra e cipolle. Le coltivavamo, poi le togliavamo, le rimettiamo a reglia sul terreno. Quando erano ben secche, andiamo col camion, col carretto, le portiamo dentro. Tutte le donne vicine facevano delle trecce, poi le mettiamo una giornata al sole e poi le mettiamo sul telaio di legno fatto in casa e le sistemiamo. Fino a marzo sistemano le cipolle che erano esatte, tutte buone. Questa è la cipolla della Diavisa, è la cipolla che noi tramandiamo a fare il seme. Quando è secco, quando è gennaio, febbraio, la meglio, perché cerchiamo sempre di fare la cipolla più buona. Si prende sempre la buona, la cipolla è resistente, fino a marzo tenete sempre i semi della cipolla. Quando si apre questo qua, c'è il seme dentro, poi si taglia per maggiore sicurezza, li tagliamo qua. Le attacchiamo a fascette e le facciamo seccare al fresco per fare il seme più buono, più leggero. Le seminiamo a fine agosto, il semenzaio, poi le tramandiamo a gennaio, febbraio, marzo, insomma. Non porta stagioni, i giorni come i pomodori, di aprile, maggio, devi andare, mentre la cipolla tiene il tempo. Quella è stata fermata a marzo, quella va. Quando la cipolla si accala, noi diciamo quando si abbassa la testa, vuol dire che è arrivata sotto, perché perde la radice sotto. Noi per esempio le raccogliamo tutti insieme così e le mettiamo tutti così. Quando la cipolla poi si è seccata, questo qua diventa secco e non marcisce la coda e tiene la resistenza pure alla cipolla. Buongiorno, sono Anna Zeppedella del Sesto. Mi fa piacere ospitarvi nel nostro campo di lupino gigante di Verano. Come azienda agricola abbiamo scelto di riuscire a conservare questo ecotipo che è proprio della nostra zona e anche grazie al progetto ABC speriamo insomma di poter far sì che tanti altri contadini possano coltivare un prodotto del genere. Il lupino si sceglieva in queste zone sia perché i terreni sono molto sciolti e quindi si aveva la possibilità che le radici potessero fissare questo azoto che insomma la loro diciamo principale funzione, quella delle leguminose, quindi l'azoto fissazione, sia perché riusciva a nutrire appunto in modo positivo il terreno, tanto che noi oggi ci troviamo ad avere poi avuto la necessità di fare delle rotazioni naturali su questi campi e quindi
Dopo il lupino spesso utilizziamo su questi campi la semina di, ad esempio, grani antichi o mais antichi tradizionali che riescono ad assorbire questa parte di azoto rilasciata nel terreno senza quindi avere bisogno mai di concimi o di altre sostanze che possono aiutare la pianta. Il lupino ha fatto dall'inizio di maggio all'inizio di giugno, diciamo, tre fioriture. L'ultimo livello della fioritura tradizionalmente si chiamava il terzigno. Noi oggi scegliamo con un calibro manuale che facciamo attraverso un'operazione che facciamo in azienda di togliere questa parte di seme, che è ottimo quanto gli altri, ma che comunque potrebbe trarre in inganno il consumatore finale, in quanto essendo più piccolo il gigante di Vairano ha queste dimensioni e quindi noi lo selezioniamo. Ma non si butta via nulla, perché anche del piccolo potremmo farne concime naturale per i limoni, per tante piante. Quindi il lupino attualmente non ci dà problemi né di scarto né di problemi legati al proprio consumo. Diciamo che un po' tutti i produttori e anche mio nonno, i contadini, hanno smesso di produrre il lupino gigante perché non aveva più valore sul mercato e hanno iniziato tante altre coltivazioni. Io invece con mio marito abbiamo scelto di tornare a vivere qui in questa zona, che è la zona dove siamo nati entrambi, e riprendere questa coltivazione che secondo noi ha un'importanza anche sociale, perché potrebbe essere una possibilità a tanti contadini che oggi non hanno questa grande scelta sul mercato, cioè di poter proporre un prodotto che sia proprio e che rappresenti un'identità, in quanto con la Regione Campania abbiamo sposato questo progetto affinché il lupino gigante non sia più in via di estinzione, ma che sia una grossa risorsa per l'uomo, per la terra e per il sistema. Quindi in effetti è una scelta che noi abbiamo fatto, ma che consigliamo di fare anche ad altri giovani contadini del posto. Ci troviamo nel comune di Ruviano, questa è l'azienda agricola Secularis, dove produciamo antico pomodoro riccio. Questo prodotto sul nostro territorio ha origini secolari, nonché millenarie. È un prodotto che abbiamo salvato come azienda dall'estinzione, perché gli agricoltori custodi erano a un certo punto soltanto anziani, quindi i semi si sono tramandati per generazione e generazione, e quindi io insieme a mio fratello abbiamo deciso di trasformarlo. Abbiamo fatto anche delle ricerche, anche storiche, l'abbiamo trovato della stessa forma, quindi questo pomodoro costoluto su un vaso di ceramica presente alla Reggia di Caserta. Abbiamo pensato che questo pomodoro è presente qui dal 700, se non prima, insomma. Non richiede molto acqua, noi come azienda irrighiamo, ma la nostra irrigazione è quasi un'irrigazione di soccorso. Noi lo imbottigliamo, lo trasformiamo sotto forma di passata e pacchetelle fondamentalmente, ed è molto richiesto dalla ristorazione gourmet proprio per il suo sapore caratteristico. Ha un perfetto equilibrio tra acidità e dolcezza. Lo troviamo, come vedete, un po' varie forme. Questo è dovuto anche al fatto, vediamo qua un pomodoro un po' più tondeggiante, qui più costoluto, è dovuto anche a incroci nei secoli sono avvenuti naturalmente. Noi lo lasciamo essenzialmente così, non facciamo altro che ogni anno prelevare i semi migliori esenti da virosi e poi lo seminiamo su questi terreni. Viene fuori un prodotto peculiare con dei sapori esclusivi. 10 anni fa questo prodotto era quasi ridotto all'estinzione. Io ho subito pensato che potesse essere un'opportunità per il nostro territorio. Dalla quasi estinzione oggi abbiamo quasi 3.000 metri coltivati a antico pomodoro riccio. Cece delle colline caiatine è un'altra risorsa genetica presente qui sul nostro territorio da secoli. Quest'anno purtroppo col cece ci è andato male, perché la fauna selvatica, i cinghiali, un po' la grandine ci hanno praticamente distrutto, e quindi abbiamo rifresato e non l'abbiamo riseminato, perché era passata un po' l'epoca di semina. Abbiamo comunque ben conservati i semi. L'anno scorso abbiamo avuto anche un buon raccolto. È un seme
che ho riscoperto una quindicina di anni fa, quando andavo a scuola. Io andavo col passaggio, una persona che mi diede questo passaggio a scuola mi raccontò di questo cece presente sul nostro territorio. Io poi, a distanza di anni, ho ricordato questa descrizione, l'ho ricercato, e sempre gli agricoltori custodi, degli anziani che continuavano a riprodurlo per autoconsumo, me lo sono fatto dare, e quindi oggi lo produciamo. È un cece che ha delle caratteristiche particolari perché è piccolino, viene per questo molto apprezzato in cucina, soprattutto su un piatto tipico che si chiama tagliarielle e cicere. Si tratta di una farina di grano tenero impastata, tagliuzzata a mo' di tagliatelle, e poi successivamente condite con questa crema di cece ed aglio. E questo è il piatto molto molto tipico che all'interno delle feste patronali o nelle domeniche non manca mai nel nostro comune.